E diceva di sé Padre Pio: sono un povero frate che prega. Per questo sono nati i gruppi di preghiera da lui fondati, che offrono alla Chiesa e alla società il formidabile contributo di una orazione incessante e fiduciosa. Alla preghiera di San Pio egli univa una intensa attività caritativa, di cui è straordinaria espressione la casa della sofferenza. Preghiera e carità, ecco la sintesi quanto mai concreta dell'insegnamento di San Pio. San Pio aveva carismi straordinari, tesori di illuminazione, di conversione, di insegnamento al bene, al conforto, alla speranza. Chi si muove per andare incontro a San Pio si muove con il desiderio di edificarsi ed implorare grazie per sé e per i suoi cari. Il Papa emerito Benedetto XVI disse di lui: Padre Pio è uno di quegli uomini straordinari che Dio, di quando in quando, manda sulla terra per convertire gli uomini.